Ormai giunto al termine del mio viaggio, soffermai lo sguardo al ponte e mi chiesi: ma qual è la pietra che sostiene il ponte? Il ponte non sembra sostenuto da questa o da quella pietra, ma dalla linea dell'arco che esse formano. Perché parlo di pietre se è solo dell'arco che mi importa? Senza pietre non c'è arco. Eh sì, gli uomini la chiamano utopia, ma è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. D'altronde, dove c'è una grande volontà, non possono esservi grandi difficoltà. Questo è il valore di un'impresa, e lo compresi ben sapendo che in ogni impresa i meriti non sono individuali, ma collettivi. Ricordo come quando nella burrasca, mentre io restavo calmo al timone, altri issavano nuovamente le vele e insieme abbiamo ripreso a navigare. L'ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono. È proprio qui, in questo paese, che noi dovremmo essere più consapevoli di come la bellezza cambia il mondo. Noi siamo come nani sulle spalle di un gigante, e il gigante è la cultura, una cultura antica che ci ha regalato una straordinaria, invisibile capacità di cogliere la complessità delle cose, articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme. Noi dobbiamo essere pronti a cambiamenti continui. Siamo un popolo che non può permettersi di fermarsi, di accontentarsi di facili successi. È questo il nostro vero capitale, un capitale enorme che ci rende capaci di ideare, produrre, inventare, tanto da essere tra i primi due paesi in Europa per valore industriale, tra i primi tre nel mondo per l'export in 8 dei 14 settori manifatturieri e in 3 di essi primi assoluti. Questo siamo noi. Questo è il nostro paese. Questa è l'Italia.